Materiale pedopornografico sul PC, dalla nuova perizia informatica spuntano altri tre video, si aggrava così la posizione del sindaco di Rofrano Nicola Cammarano. Oltre alla condanna bis ricevuta in secondo grado, il primo cittadino rischia un nuovo processo per pedopornografia. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna ad un anno decisa dal Tribunale di Vallo a chiusura del processo di primo grado. Nei giorni scorsi è stata depositata la sentenza di appello e nella stessa sentenza la Corte ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Vallo gli atti nei confronti del consulente del processo di primo grado Roberto Merola in relazione al delitto di falsa perizia. I tre video sono venuti fuori con il lavoro del perito incaricato nel processo di secondo grado sul PC del sindaco, posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza nel 2015. Nicola Cammarano navigava frequentemente e deliberatamente su siti pedopornografici, scaricava volontariamente immagini di minori, le visionava e le custodiva. Non è finito quindi involontariamente sui siti che proponevano immagini e video di bambini in posizioni erotiche. Nella sentenza viene sconfessato l'operato del perito nominato dal tribunale durante il processo di primo grado Merola, che per mancanza di chiarezza nel secondo grado è stato sostituito dall'ingegnere Angelo Martini. Il nuovo perito, ripetutamente sollecitato durante il processo di secondo grado, ha categoricamente escluso che la navigazione di Cammarano sui siti pedopornografici e lo scarico di file ritraenti minori potessero essere stati involontari, così come sostenuto dalla difesa del primo cittadino. Nel prosieguo della deposizione, l'ingegnere Martini ha ribadito che i file sono stati aperti dal 2012 al 2015. Sul PC del sindaco, posto sotto sequestro, sono stati rinvenuti video pedopornografici e 896 immagini, ritraenti per lo più ragazzine e bambine che mostrano parti intime. Per il ritrovamento di nuovo materiale, ora il primo cittadino rischia un nuovo processo.